Buongiorno a tutti e benvenuti al mio canale Nova Electric Studios. Innanzitutto alcune premesse. Mi scuso se non sono stato molto attivo col canale perché dovevo per studio. Volevo ringraziare lo youtuber Saruloff che mi ha aperto, diciamo, le vie sul fai da te e mi ha fatto venire in mente tantissimi progetti, idee. E di cui uno che voglio parlarvi, mostrarvi è questo. Siccome voglio attrezzare un piccolo laboratorio, ecco, per il fai da te, dove farò tutti i miei progetti video, avrò bisogno di una lampada, di un portaoggetti e evidentemente, non so, vedremo. Quindi a tale scopo userò questo vecchio skateboard, che lo modificheremo, adesso vedremo come. Qui ho già provveduto a forarlo, fare il foro per far passare il filo. Ho già preso tutte le misure, ho riutilizzato l'attacco della ruota, questo qui, come portalampada. È bastato solo svitare le viti con un comunissimo cacciavite e ribaltarlo, quindi metterlo di qua. Quindi vediamo come procedere. Altro materiale avremo bisogno di un cavo con un interruttore. Una comunissima spina, l'interruttore, delle pinze, un portalampada ovviamente. Poi altra cosa che avremo bisogno sarà un filetto, uno di questi filetti si trovano anche a pochi centesimi, proprio pochi centesimi al ferramenta. Io l'ho riutilizzato da una vecchia lampada che avevo, che ho dovuto smantellare perché era rotta. Questo era l'altro pezzo che andava qua, ma a noi non servirà. Poi abbiamo bisogno dei cacciaviti piatti, che io ho già tirato fuori la misura giusta, e i bulloni, i dadi corrispondenti alla filettatura. Ok, quindi vediamo come procedere. Prima cosa bisogna far passare il filetto, facciamo passare qua dentro e mettiamo un dado. Con questo filetto possiamo anche regolare quanto lungo vogliamo la lampada, se vogliamo poco lunga, quindi tanto attaccata al supporto, oppure se la vogliamo tanto staccata dal supporto. Prendiamo il filo e raddrizzandolo lo facciamo passare qua dentro. Ok, tiriamo fuori il filo così. Poi, siccome continua a muoversi, prima di mettere il filo dovrete far passare il secondo bullone qua dentro, il filo qua. E andremo a bloccarlo sul retro. Così non si muove più. Poi lo mandiamo un peletto avanti, ecco qua. Non servirà neanche stringere tanto, basta che sia appena appena appoggiato.
giusto per evitare che si muova tanto, troppo. Poi prendiamo il portalampada. Lo apriamo e facciamo passare nel filo, il buco nel filo. Poi altra cosa che ho notato, non so se si vede, c'è una leggera filettatura dentro qua che combacia alla perfezione con questo filetto qui. Quindi noi andremo e avviteremo il portalampada. Poi prendiamo e attacchiamo i fili nei due buchi qua, nei due attacchi. Quindi facciamo qui così, uno, ok, poi tiriamo fuori indietro il filo. Poi blocchiamo il tutto con coperchio del portalampada. Poi altra cosa, mettiamo il cappuccetto di protezione del filo, quindi giriamo il tutto. Anche questo, ho notato, c'è una filettatura all'interno che è fatalità dello stesso diametro di questa qua. Quindi questo combacia alla perfezione anche questo. Quindi facciamo fare un paio di giri. E poi col cacciavite piatto andiamo a stringere per bloccare il tutto. Ok? Quindi ora vediamo, attacchiamo e ora vediamo se si accende. Ok, il progetto è finito, spero che vi piaccia. Prossimamente, quando avrò il materiale, continuerò sempre con questo progetto, metteremo dei cassetti per gli oggetti e vedremo anche cos'altro. Quindi, se il video vi è piaciuto, mettete dei like, lasciate commenti, fatemi sapere tutte le vostre idee, se avete idea che facciamo qualcos'altro, per esempio, che ne so, trasformare in lampada una TV, oppure non lo so, vediamo. Altra cosa, prossimamente, appena riesco a tempo, probabilmente farò il video su come costruire un allarme laser prendendo spunto dall'allarme laser di Rulof. Che quel progetto mi ha affascinato tanto e sono sicuro di portarlo a termine. Ho già quasi tutto il materiale e vedremo se riuscirò a farlo. Ci vediamo. Ciao a tutti.